Sì, ma so quando fanno. Boh. Sei qui? E sei qui, accendi le luci. Ci si sposta di qua, ragazzi? Sì, prova a spostarsi di là, dai. Siamo già di qua, vai. Questa mi piace come inquadratura, vai. Vediamo. Non ci guardo col kinetici. Io lo appoggio qui, qua giù. C'è qualcuno qui con noi? Forse. Si può far vedere? Donna. C'è qualcuno che si vuole avvicinare a questo strumento, per favore, e accendere le luci? Qui sappiamo che ci siete, che c'è una presenza. Tu? Noi siamo in pace completamente. Vogliamo solamente avere un contatto con voi. No? C'è nessuno qui con noi? C'è qualcuno qui con noi? C'è qualcuno qui con noi? Si vuole far vedere e sentire? Fare un movimento? Arenata proprio. Qui niente proprio. No, no, di qua proprio non si vede. No, non si muove proprio niente. Di energia, di zero di nata. No, c'è poca roba questo potere, ragazzi. Per lo meno non sono riuscito a vedere grande. Mi sarei andato là. Sì, qui c'è niente. Prima accendimi le cucine, per favore.
vedere. Vuole avvicinare questi strumenti? Sei il bambino di prima? Sei il bambino di prima? Era una volpe per me, sì. Ho avuto la stessa sensazione. Grosse energie non ci sono, dai, c'è niente da fare. Poca rana. Peccato. Sai che pensavo l'altra sera? Ma noi c'è da finire. Andiamo qua dentro. Quella giù. Faccio qua dentro. Sì, c'era da ritornarci, non trovo. Dove si è visto il cavallo? Si può fare. La polsina lì. È lì? Quella. E lì sta lampeggiato. Sei qui? No, non piace la puntata. No, guarda. No, pensavo che ero davanti alla tua. No, no. Tu passa dove ti pare? Sei qui con noi? C'è lì? Sei qui con noi? Allora, vediamo se sei qualcuno o no. Sei qui con noi? Sei una femmina? Sì. Sei morta in questo potere? Sei morta qui? Oh, ok. Sì. Anche lì? Senti, avevi, quando sei morta, 70 anni? Ne avevi 60? Ne avevi 80? Un'ottantina? Avevi di più di 80? O avevi di meno? Dammi una mano a scoprirlo. Avevi meno di 80? Ne avevi 50? 40? Sparita. Non gli riesco, non gli riesce. Pure due volte sembra caso. Sì, ha risposto. Allora, eccola lì. Allora ascolta, facciamo un'altra cosa. Sei da sola in questo potere? O ci sono altri? Aspetta che ti fa la domanda. Siete più di uno? Accidenti, sembra proprio di sì. Siete una famiglia? Quanti siete? 4? 5? Siete 6? 3? Siete in 2 qui? In questo potere distrutto? Siete in 2? In 2. Oh vai, ci sono 2 di quelli che sono morti qui. Siete morti qui tutti e 2, vero? Un'altra conferma? Siete 2 di quelli che sono morti in questo potere. Eravate proprietari in questo potere? Sì, madonna. Eravate proprietari e siete morti nel potere. Sì, sono proprio loro. Allora, una è una femmina, ci abbiamo parlato prima. Sì, si è capito. Sì. L'altro che è vicino a te. Porca miseria. Vi siete svegliati tutti ora. L'altro che è vicino a te è un maschio? Ah sì, quindi siete un maschio e una femmina. Marito e moglie eravate? Senti, ma sapete qualcosa di chi si è suicidato qui?
Qualcuno si è suicidato, punto interrogativo? Sì. Sì, eh? Sì. Ma perché c'erano delle presenze cattive? Per quello si suicidavano? Non mi rispondi? Ah, sì, eh? Ha risposto là. Ha risposto là. Quindi c'erano delle presenze cattive che le inducevano al suicidio. Al suicidio. Esatto, guarda che sì. Terribile, eh? Quindi quello che diceva la gente era tutto vero, che chi abitava qui veniva portato a suicidarsi o cose del genere. Quindi hanno abitato più famiglie qua, vero? Ah, lo credo, sì. Vi è passata la paura? Siete contenti che siamo qui a parlare un pochino con voi? Siete contenti? Sì. E questa è una bella cosa. Volete parlare con noi? Vi piace parlare con noi? Vi facciamo un po' di compagnia? Dice di sì, eh? Dice di sì in tutte e due. Ottimo. Ora proviamo con qualche nome, vediamo se si riesce a tirar fuori qualcosa. Allora, intanto sappiamo che siete una donna e un uomo, giusto? Positivo? Sì. Allora, la donna come si chiama? Maria? Giovanna? Lucia? Si chiama Lucia? Tutte e tre insieme. Tutte e tre, ma poi forte. Quindi ti chiami Lucia, giusto? Lucia, okay. Confermato? Bisogna riuscire a scoprire se ci stava più la signora. Bisogna scoprirlo. Poi c'è anche un uomo, aspetta che ora parliamo con lui. Allora, vediamo come ti potresti chiamare. Franco? Alberto? Dammi una conferma, ti chiamavi Alberto? Ti chiamavi Mario? Lascia un sì. Sei lì, Mario? È a fondo scala. Sei Mario? Ti chiamavi Mario? Riconfermamelo, dai, in uno di questi strumenti. Un bel sì. Se ti chiamavi Mario. Sì, è Mario. Sì, dai. È Mario. Mario, quindi, e Lucia, vai. Mario e Lucia, giusto? Confermateci tutte e due se è vero. Uno è Mario e uno è Lucia. Una bella conferma, se siete voi. Porca miseria. Qui ci abbiamo Mario e Lucia. Avevate anche un bambinetto con voi? Piccolo? Mi sembra di sì. Come si chiamava questo bambino? Danilo? Il bambino aveva 12 anni? Quando siete morti? Ho indovinato, 12 anni, giusto? Stava qui con voi. Ma quando poi è rimasto solo, è andato a vivere con qualcun altro? Domanda? Chi è che se ne è preso cura? Una zia? Uno zio? Un nonno? Un parente? Un'altra famiglia. Poi è andato in un'altra famiglia, giusto? Questi sì, dateceli forti come prima che si capiscono meglio, tanto l'energia ce l'avete, se bello è capito. Ci sono morti altri dopo di voi qui? Sono morte tante famiglie qua da voi. Prima di voi sono morti altri? Avevate sentito dire che altri prima di voi sono morti qui? Allora ve lo ripeto un'altra volta. Siete due? Sono cazzati. Sono morte altre famiglie qui, mi date una risposta? Dice di sì, si sono anche incazzati. Allora, vediamo se è vero quello che dicono. A me mi hanno detto una cosa. È vero che qui tutti quelli che ci hanno abitato sono morti? Ci date una conferma di questa cosa che ho sentito in paese? Tutti quelli che hanno abitato qui sono morti. È vero? Punto interrogativo? Alcuni sono morti. Quindi alcuni. O tutti sono morti? Sono morti tutti?
Solo qualcheduno? Ha risposto lì. Sì. Solo qualcheduno. Solo qualcuno allora? Questo è un sì. Si sposta sto tipo, non sta fermo nello stesso. Una volta è lì, una volta. Senti, è qui nel mezzo. C'è anche qualche presenza di qualche soldato morto qua nel boschetto? Sapete di soldati morti qui con voi? Questo direbbe di sì. Sembra di sì. Vedi? Erano tedeschi? Italiani? Oh. Ah, eccoli, sì, questo è un sì grosso. Tedeschi, eccetera. Ho capito, quindi ci sono anche delle anime di alcuni soldati che sono morti qui nell'ultima guerra, va bene? Sono qui con voi, sono giusto? Qui. Siete insieme a loro voi. Esatto, guarda che sì, che io non ho mai visto un sì forte. A tre strumenti sì. Così no, è la prima volta. Bene, allora si è capito che in questa casa, oltre che a voi, no, cavalli. Ci stanno anche dei soldati che sono morti in tempo di guerra e hanno scelto questa casa come rifugio per rimanerci insieme a voi e fare un gruppo di presenze. Quindi giusto? Siete stati assediati dai soldati? Non è che vi hanno ucciso i soldati per caso? Sì, hanno pochi di loro sicuramente. Vi hanno ucciso sì. I soldati, vedi? Guarda, però da lui niente. Guarda, quando viene, è così guarda. È là. Guarda. Vanno ammazzato i tedeschi? Ah, parecchi sì. Di voi sono morti sì. Ammazzati da tedeschi. Dai tedeschi. I soldati vanno ammazzati, vedi? Hanno fatto irruzione e vi hanno ucciso. Ma è vero che c'era un campo di tedeschi qui nel boschetto a fianco al potere? Rispondete a Massimo? C'era questo campo? Sì. Sembra un sì, a vederlo così. Sì. Perciò c'era un gruppo di tedeschi sì. Qua nel boschetto. Che vi hanno assediato e hanno ucciso tutti. Spero che hanno ucciso tutti i tedeschi. Qui dice di sì. Anche qui, in tutte e tre. Tutte e tre. Bene, dai. Quindi c'è stato un attacco al tempo della guerra che hanno ucciso parecchie persone qui e un po' che invece si sono suicidati da soli. Esatto. Dopo della guerra però, giusto? Quindi in questa casa ci sono più di una presenza, oltre a voi due ci sono altri. Ecco sì. Sono molte presenze qua, siete in tanti qua dentro, più di una famiglia. Mi dai una risposta per favore, se è più di una famiglia? Quella canzone è nel suo e quell'altro no. È più vicina a te. Ecco, ora è sì. Più di una famiglia, vero? È più di una famiglia. Ascolta, prova a dire un numero. Quanti siete di presenze qui in questo potere? Siete sei? Non è una buona conferma, è solo da Massimo. Cinque? 4. Siete una decina di presenze? Eravate 8? Più di 10? Meno di 10. Non vogliono rispondere. No. Ah, forse non lo sapete di preciso. Comunque siete un bel gruppetto, giusto? Non siete due soli. Erano 5 famiglie, è vero che abitavano qua?